ormai siamo ai titoli di coda, siamo quasi a entro lunedì devono essere consegnate le liste e quindi è la fase di finitura. Dietro le indicazioni del mister che ci ha segnalato quelli che erano i ruoli ancora da sistemare, e noi abbiamo preso l'iniziativa e quindi ecco che oggi presentiamo ulteriori due innesti che sicuramente serviranno nel corso di questo campionato, che noi speriamo sia esaltante e che sia veramente foriero di grossi risultati. La presentazione dei nuovi la lascio fare al nostro Alberto Stampa, che presenta i due nuovi atleti che sicuramente ci daranno veramente un grosso contributo durante il campionato. Allora, saranno già a disposizione da domani? Da domani loro non so, perché stiamo ancora, Cipulli sta verificando se da parte della Lega è stata recepita il trasferimento, perché se non ci sta questo nulla osta da parte della Lega, domani non potrebbero essere, perché bisogna fare prima l'assunzione e poi il tesseramento, per cui tempi tecnici non è più come la Serie D. Infatti ci sono tanti cambiamenti, diciamo che sono a disposizione da mercoledì, che è la cosa migliore. Matteo Maresca, nato il 6 luglio 1996, è centrocampista, proviene dal Pisa, ha giocato al Teramo l'anno scorso, giusto? Sì, esatto. Quindi ci puoi parlare un po' della tua esperienza? Sì, ho fatto un anno a Teramo, dove ho giocato in Coppa Italia, ho alternato un po' di presenze in prima squadra, un po' nella Baretti. Poi quest'anno ho iniziato a Pisa l'anno, però ho scelto alla fine di venire qua a Monopoli perché ho visto una società dove c'è voglia di fare calcio e soprattutto dove è possibile mettersi in gioco. Poi vi presento Mario Mercadante, un esterno, 27-95 di Bari, che c'è uno in Bari, arriva da Ischia, dove ha giocato mi pare già domenica scorsa, giusto? Sì, io ho giocato in Coppa Italia, poi la partita di campionato è stata rinviata per motivi, perché il Messina ha chiesto una deroga perché era stato ripescato in Lega. Io l'anno scorso mi sono diviso tra Matera e Savoia in prestito dal Bari, dove ho fatto 10 anni di settore giovanile. L'anno scorso ho avuto la possibilità di giocare tra Coppa e campionato, ho collezionato 16-17 presenze e spero qui a Monopoli di dare continuità in un campionato di Lega Pro. Penso di potermi giocare le mie carte, di potermi mettere in moto, lo spero. Mercadante, tanto buono che più. Sono 3 anni. Questo è il terzo anno. Stamattina ho detto no, oggi non ti prendiamo più, perché dopo 3 anni di coste, va bene, sembrava una bella donna. Meglio tardi che mai. Tu sei un esterno? Io sono un terzino sinistro, però una difesa a 3 posso giocare terzo difensore centrale a sinistra, perché l'ho fatto col mister Autieri a Matera, ho giocato in quel ruolo, quindi penso di poterlo fare. Quello esterno a sinistra, comunque, ho sempre giocato sulla fascia. Bene, ci sono domande? No. Quell'altro che... E poi c'è anche l'attaccante che sta arrivando, insomma, sulla strada. Giacomo Cannavini, che è Cannavini, 8 marzo 90. E sta prendendo i soldi. Qual è il suo ruolo, Mimmo? Un attaccante. Prima fatto le comunicazioni che gli abbonamenti si possono prorogare per chi vuole pagare, non ha la possibilità per il servizio. L'abbiamo detto in televisione, io non l'abbiamo sentito. L'ho trovato al telegiorno.